Amati interpretava con ironia, con freschezza, proprio con una leggerezza, quello spirito che stavamo cercando, lo spirito della novità e del bello al di fuori di quei canoni rigidi che erano quelli invece imposti dalla moda ufficiale. Ritengo che avessimo molte affinità. Io non so disegnare, lei disegnava benissimo e con delle linee molto, molto personali, molto sue. Ho fatto un'inserzione dicendo: guardate che Vogue è disposta ad assumere delle redattrici. Una di quelle che ha risposto all'inserzione era Maddalena Sisto. La sua presenza è stata una presenza giusta, molto, molto utile per il giornale. Ho cominciato come giornalista, soprattutto ho cominciato durante le sfilate. Facevo due schizzetti come una polaroid e alla fine della sfilata mi trovavo con tutti questi album pieni di disegni, di appunti che si capivano molto meglio che cose scritte. E poi da lì ho continuato. Ma io penso che l'importanza di Maddalena nella moda è che ha lasciato dei taccuini di appunti che sono un documento. Maddalena ha visto negli anni 70 una donna che esiste oggi, perché negli anni 70 la donna era ovviamente la modella, aveva delle forme e lei invece le faceva tutte con queste gambe lunghe lunghe, magre magre, sempre proprio filiformi. Tremate, tremate, le donne sono tornate. La donna 79 è un'esplosione di erotismo, fantasia, gioia di vivere. No agli stracci, sì alla femminilità. Disegnava in un certo modo con queste sue figure straordinarie che sembravano delle fattine volanti. Tutto questo è stato il successo di Madda anche, questa freschezza di cogliere quello che la gente aveva bisogno, la sdrammatizzazione della moda e la moda invece vista come una forma di arte, l'arte di se stessi, l'arte di sapersi vestire, l'arte del gusto, del riconoscere il bello dal brutto, cioè Madda è stato un genio in questo senso.